Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è l'8 di marzo del 2021, questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno e anche dopo, quando vuoi e dove vuoi, comunque e ovunque leggendo la parola di Dio. Noi quest'oggi leggeremo ancora la parola del Signore. Noi leggeremo gli ultimi due capitoli del libro di Esodo, capitolo 39 e 40. Domani, martedì, noi incominceremo il libro di Levitico. Quindi leggiamo la parola del Signore, Esodo capitolo 39 e capitolo 40. La parola del Signore dice: «Poi, con le stoffe tinte di violaceo, porporino e scarlatto, fecero dei paramenti cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario, e fecero i paramenti sacri per Aarone, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Si fece l'efod d'oro di filo violaceo, porporino e scarlato e di lino fino ritorto. Batterono l'oro in lamine e lo tagliarono a fili per intesserlo nella stoffa violacea, porporina e scarlata e nel lino fino per farne un lavoro artistico. Li fecero delle spalline unite insieme, in modo che l'efod era tenuto insieme mediante le sue due estremità. La cintura artistica che era sull'efod per fissarlo era tutta d'un pezzo con l'efod e del medesimo lavoro di esso, cioè d'oro di filo violaceo, porporino e scarlato e di lino fino ritorto come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi lavorarono le pietre di onice incastonate in montature d'oro, sulle quali incisero i nomi dei figli di Israele, come si incidono i sigilli. E fissarono le pietre sulle spalline dell'efod per ricordare i figli di Israele, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi si fece il pettorale artisticamente lavorato come il lavoro dell'efod, d'oro di filo violaceo, porporino e scarlato e di lino fino ritorto. Il pettorale era quadrato, lo fecero doppio, aveva la lunghezza di una spanna e una spanna di larghezza era doppio. E vi incastonarono quattro file di pietre. Nella prima fila c'era un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila un rubino, uno zaffiro e un calcedonio. Nella terza fila un opale, una agata e una ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre erano incastonate nelle loro montature d'oro. Le pietre corrispondevano ai nomi dei figli di Israele ed erano 12. Secondo i loro nomi erano incise come dei sigilli, ciascuna con il nome di una delle 12 tribù. Fecero pure sul pettorale delle catenelle d'oro puro, intrecciate come dei cordoni, fecero due montature d'oro e due anelli d'oro e misero i due anelli alle due estremità del pettorale. Fissarono i due cordoni d'oro ai due anelli alle estremità del pettorale e accantonarono gli altri due capi dei due cordoni d'oro alle due montature e li misero sulle due spalline dell'efod sul davanti. Fecero anche due anelli d'oro e li misero alle altre due estremità del pettorale, sull'orlo interno volto verso l'efod. Fecero due altri anelli d'oro e li misero alle due spalline dell'efod in basso, sul davanti, vicino al punto dove avveniva la giuntura, al di sopra della cintura artistica dell'efod. Attaccarono il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo affinché il pettorale fosse al di sopra della banda artisticamente lavorata dell'efod e non si potesse staccare dall'efod come il Signore aveva ordinato a Mosè. Si fece pure il manto dell'efod, il lavoro di tessitura tutto di color violaceo e l'apertura in mezzo al manto per farvi passare la testa. Apertura come quella di una corazza, con una orlatura tessuta intorno perché non si strappasse.
E all'orlo inferiore del manto fecero delle melegrane di color violaceo, porporino e scarlato, di filo ritorto. E fecero dei sonagli d'oro puro e posero i sonagli in mezzo alle melegrane all'orlo inferiore del manto, tutto intorno fra le melegrane. Un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana, sull'orlatura del manto tutto intorno per fare il servizio come il Signore aveva ordinato a Mosè. Si fecero pure le due tuniche di lino fino in lavoro di tessitura per Aarone e per i suoi figli. Il turbante di lino fino, gli ornamenti delle mitre di lino fino, le mutande di lino fino ritorto. E la cintura ricamata di lino fino ritorto di color violaceo, porporino e scarlatto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero d'oro puro la lamina del sacro diadema e vi incisero come si incide sopra un sigillo, santo al Signore. Vi attaccarono un nastro violaceo per fermarla sul turbante in alto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Così fu. Finito tutto il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno, i figli di Israele fecero interamente come il Signore aveva ordinato a Mosè, fecero a quel modo. Poi portarono a Mosè il tabernacolo, la tenda e tutti i suoi utensili, i suoi fermagli e le sue tavole, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi, la coperta di pelli di montone tinte di rosso, la coperta di pelli di delfino, e il velo di separazione, l'arca della testimonianza con le sue stanghe e il propiziatorio, la tavola con i suoi utensili e il pane della presentazione, il candelabro d'oro puro con le sue lampade, le lampade disposte in ordine, tutti i suoi utensili e l'olio per il candelabro, l'altare d'oro, l'altare dell'unzione, l'incenso aromatico e la portiera per l'ingresso della tenda, l'altare di rame, la sua graticola di rame, le sue stanghe e tutti i suoi utensili, la conca con la sua base, le cortine del cortile, le sue colonne con le sue basi, la portiera per l'ingresso del cortile, i cormandi del cortile, i suoi piolli e tutti gli utensili per il servizio del tabernacolo, per la tenda di convegno. I paramenti cerimoniali per le funzioni del santuario, i paramenti sacri per il sacerdote Aarone e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. I figli di Israele eseguirono tutto il lavoro come il Signore aveva ordinato a Mosè. E Mosè vide tutto il lavoro ed ecco, esse lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Lo avevano eseguito a quel modo e Mosè li benedisse. Ora leggeremo Esodo capitolo 40, l'ultimo capitolo di questo libro della parola di Dio. Esodo 40 versetto 1. Il Signore parlò a Mosè e disse, il primo giorno del primo mese erigerai il tabernacolo, la tenda di convegno. Vi porrai l'arca della testimonianza e stenderai il velo davanti all'arca. Vi porterai dentro la tavola e disporrai in ordine le cose che vi sono sopra. Vi porterai pure il candelabro e accenderai le sue lampade. Porrai l'altare d'oro per l'incenso davanti all'arca della testimonianza e metterai la portiera all'ingresso del tabernacolo. Porrai l'altare degli olocausti davanti all'ingresso del tabernacolo, della tenda di convegno. Metterai la conca fra la tenda di convegno e l'altare e vi metterai dentro dell'acqua. Disporrai il cortile tutto intorno e attaccherai la portiera all'ingresso del cortile. Poi prenderai l'olio dell'unzione e vi ungerai il tabernacolo e tutto ciò che vi è dentro. Lo consacrerai con tutti i suoi utensili e sarà santo. Ungerai pure l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili. Consacrerai l'altare e l'altare sarà santissimo. Ungerai anche la conca con la sua base e la consacrerai. Poi farai accostare Aarone e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con l'acqua. Rivestirai Aarone dei paramenti sacri, lo ungerai e lo consacrerai perché mi serva come sacerdote. Farai pure avvicinare i suoi figli e li rivestirai di tuniche.
Li ungerai come avrai unto il loro padre, perché mi servono come sacerdoti. E la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne di generazione in generazione. Mosè fece così, fece interamente come il Signore gli aveva ordinato. Il primo giorno del primo mese del secondo anno il tabernacolo fu eretto. Mosè eresse il tabernacolo, ne pose le basi, ne collocò le assi, ne mise le traverse e ne rizzò le colonne. Stese la tenda sul tabernacolo e sopra la tenda pose la coperta di essa come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi prese la testimonianza e la pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e collocò il propiziatorio sull'arca. Portò l'arca nel tabernacolo, sospese il velo di separazione e con esso coprì l'arca della testimonianza come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose pure la tavola nella tenda di convegno dal lato settentrionale del tabernacolo, fuori dal velo. Vi dispose sopra in ordine pane davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise il candelabro nella tenda di convegno, di fronte alla tavola dal lato meridionale del tabernacolo. Accese le lampade davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise l'altare d'oro nella tenda di convegno davanti al velo e vi bruciò sopra l'incenso aromatico come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise pure la portiera all'ingresso del tabernacolo, poi collocò l'altare degli olocausti e all'ingresso del tabernacolo, della tenda di convegno e vi offrì sopra l'olocausto e l'oblazione come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose la conca fra la tenda di convegno e l'altare e vi pose dentro dell'acqua per le abluzioni. Mosè, Aarone e i suoi figli con quell'acqua si lavarono le mani e i piedi. Quando entravano nella tenda di convegno e quando si avvicinavano all'altare, si lavavano come il Signore aveva ordinato a Mosè. Eresse pure il recinto intorno al tabernacolo e all'altare e sospese la cortina all'ingresso del cortile. Così Mosè completò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Durante tutti i giorni di viaggio, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli di Israele partivano. Ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno in cui si alzava. La nuvola del Signore, infatti, stava sul tabernacolo di giorno e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi. Parola del Signore. Noi ringraziamo il Signore per la sua parola, noi ringraziamo il Signore per la sua istruzione, noi ringraziamo il Signore perché questa istruzione ci porta insegnamento, libertà, porta vita al nostro cuore e alla nostra anima. Noi ringraziamo Dio per quello che ha fatto per mezzo di suo servo Mosè e per come la santificazione è così importante per i figli di Dio. Infatti, da domani noi incominceremo il libro di Levitico e tema su questo, sul quale noi torneremo spesso nel libro che noi leggeremo da domani. Nel frattempo, che il Signore ti possa benedire. Io auguro a te una giornata davvero guidata dallo Spirito Santo, dalla parola del Signore. Non dimenticare mai che tu hai la vitamina BPC, la Bibbia, la preghiera e la comunione fraterna. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Vogliamo tutti i giorni leggere questa parola e che questa parola possa benedire la tua vita. Metti un like, condividi, leggi la parola con me e vieni anche pregare con me tutti i giorni su Alba Nuova, su Nicodemo F, su YouTube o anche sulla pagina di Alba Nuova su Facebook. Nel frattempo, un forte abbraccio, un santo bacio nel tuo cuore, nel nome di Gesù.